mostrato tutto il suo valore, il suo carattere, la sua capacità, e questo ha valorato ancora di più la nostra prestazione, che prima di tutto è stata una prestazione di carattere, di personalità, perché ci siamo dovuti costantemente imporre sia per creare vantaggi, sia per creare situazioni per recuperare gli svantaggi, sia per tenere poi nella parte finale il risultato nelle nostre mani. Devo dare atto ai miei giocatori di aver fatto un salto in avanti notevole. Non è facile per una squadra così nuova, così giovane, poter fare quello che stanno facendo ora, e li devo ringraziare. Così come, parlando della partita, bene il primo quarto, secondo quarto molto bene Pistoia, li abbiamo pagato la bravura di Moretti, che ha messo la zona, ci siamo un po' persi lì, anche perché abbiamo smarrito le nostre regole, in quanto con l'ingresso di Vitali dopo 8 settimane abbiamo pensato di fare delle altre cose sbagliando. Però poi questo ci ha permesso di capire nel terzo e nel quarto quarto come attaccare, e da quel punto abbiamo preso il via. Parlavo di carattere, di personalità, parlo di difesa. Abbiamo comunque tenuto sotto controllo il punteggio sempre, e per la prima volta abbiamo superato gli 80 punti con ottime percentuali, che era uno step di miglioramento che avevo chiesto alla squadra. Seguiamo il nostro percorso di squadra nuova, squadra giovane, squadra italiana, e guardiamo con grande determinazione verso il futuro. Prego. Vitali, 8 settimane fuori, rientrato, partitone. Sì, dal suo punto di vista, nel senso individuale, è una grande partita, però Luca, per noi abbiamo costruito, Luca è un volano, siamo una sinergia, noi non una somma, per cui lui ci dà esperienza. Nel finale l'avete visto, proprio la gestione della palla, 100 e passa partite in nazionale, squadre di alto livello, ci dà proprio quella tranquillità e quella fiducia che serve una squadra di giovani. Abbiamo visto, ho lavorato molto con degli italiani in campo, perché crediamo molto nei nostri giovani italiani. Questa sera Campani ha fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista, non solo numerici di punti, ma di presenza in mezzo al campo. Crediamo che questo di Campani sia anche stato aiutato dalla presenza di Luca, che prende fiducia, e questa è la sinergia che abbiamo. Però dietro a Luca c'è stato un zoccolo duro che sta portando avanti questa squadra 24 d'agosto, che ha creato le premesse affinché Luca potesse entrare e potesse giocare con le sue qualità. Grazie. Sì, coach. Anche gli americani, oltre alla grande qualità che hanno dimostrato, anche un grande carattere, mi sembra inserito molto bene. Sì, io devo dire, questo dire, sono sorpreso, no? Perché lavoriamo tanto ogni giorno, per cui i progressi li vediamo ogni giorno, li vediamo in allenamento. Però per dei ragazzi così giovani, per la prima volta fuori dall'Italia, parlo dei due universitari, o per la prima volta in queste competizioni italiane, vedere questo tipo di impatto, di durezza mentale che occorre quando giochi, e soprattutto quando giochi fuori casa, è il segnale che stiamo lavorando nella direzione giusta. Dietro a questi risultati c'è il lavoro quotidiano, ci sono giocatori che ogni mattina e ogni pomeriggio cercano di migliorarsi e di aiutare la squadra a crescere, e questo ha aiutato e sta aiutando anche e soprattutto i giovani americani a far bene, ma anche i giovani italiani che vengono dalla Silver o dalla Gold si stanno mettendo in evidenza, perché lavorano molto ogni giorno. Scusami. Sì, io volevo solamente dire, arriva sempre come ex molto applaudito, targhe, riconoscimenti, e poi continua a far soffrire Pistoia. Non è la prima volta, anzi il suo record da avversario con Pistoia è, insomma, a suo favore. Sì, io devo ringraziare Pistoia per quello che ho vissuto 3 anni fa e per ogni volta che arrivo. Che non è solo la targa che per me è importante, no? Il pensiero di chi fare targa è di tutta la società e di tutta la città. Dicevo, per me, io avevo le gambe che mi si piegavano prima della partita, perché proprio l'emozione, nessuno ha paura di dire che ero emozionato, e devo ringraziare i nostri giocatori che mi hanno aiutato, i giocatori a superare questa emozione. Quindi ringrazio Pistoia, ringrazio i tifosi di Pistoia, ringrazio la società
per il pensiero che è costante anche per quello che mi riguarda nei loro confronti.